canale di Chiari Lady Boss. Non so se continuare a chiamarvi guys, perché in realtà stavo cercando un soprannome per tutti voi, che secondo me potreste essere i bosses. E un mio follower mi stava aiutando a trovare un soprannome, Danilo, grazie per l'aiuto. Ma lancio questa domanda a voi, chiedo l'aiuto al pubblico: come vorreste essere chiamati? Siamo arrivati a giugno, inizia finalmente l'estate, io sono stra felice, anche se sta piovendo molto in quest'ultimo periodo, ci sono delle belle giornate di sole e voglio appunto in questo vlog parlare di cose gratuite da fare a New York quest'estate. Ho un elenco di cose per voi che capiteranno durante tutta l'estate ed altre cose che sono limitate a giugno, luglio o agosto. Potrete fare kayak gratuito sia sull'Hudson River che sull'East River, al Pier 26 e al Pier 2. Al Pier 26 il sabato, la domenica e durante le feste dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio. Martedì, mercoledì e giovedì dalle 5 e mezzo alle 7 di sera. Al Pier 2 il giovedì dalle 5 e mezzo alle 7 e il sabato e la domenica dalle 10 di mattina alle 2 di pomeriggio, ovviamente sempre tempo permettendo. Ritornano i concerti gratuiti a Central Park. Grazie al GMA Summer Concert, che è un programma televisivo mattutino, potrete partecipare a concerti gratuiti di Blink 182, Pitbull, French Montana, ogni venerdì mattina alle 7. Si svolgeranno al Ramsey Playfield. Vi consiglio di arrivare più o meno alle 4:30 di mattina per fare la fila. Film gratuiti all'aria aperta. Ci sono molte location che offrono film gratuiti sui parchi o sui rooftop. In particolare voglio consigliarvi quelli di Bryant Park ogni lunedì al tramonto. Il prato apre alle 5 di pomeriggio e da quel momento si riempirà di persone che vogliono prendere posto con i propri asciugamani, sedie, sdraie. C'è tanta gente che va a fare un vero e proprio picnic a Bryant Park aspettando il tramonto per vedere il film. L'ultimo film gratuito sarà il 12 agosto. Il Vessel, questa struttura a forma di alveare, che è diciamo la più famosa del nuovo complesso di palazzi del Hudson Yards, è gratuito tutti i giorni, tutto l'anno, e potrete prenotare i biglietti 2 settimane prima. Apertura alle 10 di mattina, chiusura alle 9 di sera. Se andate sul sito ufficiale del Vessel o del Hudson Yards, potrete prenotare i vostri biglietti. Uno dei miei posti preferiti a New York è Governor's Island, che ci si arriva solamente in traghetto. Durante il weekend, sabato e domenica, ci sono 3 traghetti gratuiti alle 10, 11 e 11 e mezzo di mattina. Se invece volete prendere il traghetto per Governor's Island durante la settimana, il costo è di $3 andata e ritorno. I bambini sotto i 12 anni sono sempre gratuiti. E il traghetto si prende al Maritime Building, che si trova a 2 passi dalla stazione dove si prendono i traghetti per Staten Island. Shakespeare in the Park! Ogni anno Central Park al Teatro della Corte offre spettacoli gratuiti di Shakespeare. Si possono acquistare biglietti gratuiti facendo la fila da mezzogiorno durante il giorno dello spettacolo, ovviamente nei giorni in cui c'è spettacolo. Per tutte queste informazioni che vi sto dando, sto anche scrivendo un articolo che uscirà nel mio blog nel giro di qualche giorno, dove potrete prendere maggiori informazioni riguardo a questi eventi gratuiti. Lo zoo del Bronx, ho deciso di mettervelo anche come opzione estiva, ogni mercoledì dalle 10 di mattina alle 5 di pomeriggio. Vi consiglio comunque di dare un'occhiata al sito ufficiale per vedere se ci sono delle alterazioni di orari o giorni o eventi privati. Film gratuiti all'Intrepid Museum. Questa secondo me è un'iniziativa fantastica, poter assistere a un film sul deck del museo Intrepid. 3 sono le date: 21 giugno, 19 luglio e 16 agosto. Tra l'altro il 16 agosto il film verrà scelto dal pubblico a votazione. Le porte aprono alle 5, il film inizierà al tramonto. Chi prima arriva meglio alloggia. Questi erano alcuni tra gli eventi gratuiti a cui potrete partecipare quest'estate. Ora ci concentriamo su alcuni eventi di giugno, iniziando dal Washington Square Music Festival. È un festival di musica classica e lirica, 4, 8, 18 e 25 giugno alle 8 di sera al Washington Square Park. Per gli amanti dei musei non potete perdervi il Museum Mile. L'11 giugno, per 3 ore di fila, dalle 6 alle 9 di sera, 7 musei del Museum Mile, dall'82esima strada alla 105 strada, saranno aperti al pubblico gratuitamente. Metropolitan Museum, Guggenheim Museum, il Museo del Barrio, The Africa Center, Museum of the City of New York, Jewish Museum, Smithsonian Design Museum, New Gallery New York, and Copper Hewitt. Questo non lo so pronunciare.
Siete amanti di yoga? 21 giugno a Times Square dalle 7:30 di mattina alle 8:30 di sera, yoga gratuito. Potrete prenotare le vostre lezioni di yoga direttamente dal sito ufficiale. Vi lascerò tutti i link nell'articolo che sto scrivendo. Esperimento MP3, MP3 Experiment. Ogni anno da più di 15 anni ci si riunisce in una location segreta che è stata appena rivelata. Ho ricevuto una mail. Quest'anno sarà a Prospect Park, ma non posso dirvi di più, per questo dovete scrivermi in privato. Vi dico solamente che bisognerà scaricare un file MP3 sul telefono che potrete ascoltare solamente il 21 giugno alle 8 di sera. Passiamo a luglio, il mese dell'indipendenza americana. Il 4 luglio, come ogni anno, a Coney Island c'è la gara di chi mangia più hot dog. Lo stesso giorno faranno fuochi d'artificio gratuiti lungo l'oceano, ma i fuochi d'artificio più importanti conosciuti del 4 luglio sono quelli di Macy's, che come l'anno scorso saranno lungo l'East River, e secondo me la location migliore per assistere è il Gantry State Plaza Park, quindi tutto il parco sotto la Pepsi sign a Long Island City. Solitamente partono verso le 9 di sera e io consiglio altamente di arrivare più o meno alle 5 alle 6 di pomeriggio per prendere posto. Fidatevi, sarà un delirio, i telefoni non funzioneranno, solitamente non c'è connessione. Parata delle sirenette a Coney Island, è una parata fantastica, la Mermaid Parade si svolge ogni anno a Coney Island, quest'anno sarà il 22 giugno, gratuita, e se siete tipi intraprendenti vestitevi anche voi da sirenetta o qualcosa che ricordi il mare e l'oceano. Manhattan Henge. Io ho assistito diverse volte al Manhattan Henge quando non ha piovuto e posso confermare che è veramente uno spettacolo unico. Non abbiamo avuto fortuna con le due date di maggio, speriamo di riuscire a vedere un bel Manhattan Henge a luglio, 12 e 13 luglio attorno alle 8:20 di sera. Water Fight è la lotta di pistole d'acqua in cui ci si diverte un mondo, si svolge sempre a Central Park, al Great Lawn, tra la 79esima e l'85esima strada, ma la data di quest'anno non è ancora stata rivelata, possibilmente a luglio. Harlem Week, dal 28 luglio al 24 agosto, Harlem festeggia 3 settimane piene di arte, cultura, religione, intrattenimento e musica. Moltissimi eventi e spettacoli saranno gratuiti. Passiamo ad agosto, mese in cui c'è uno dei miei eventi preferiti dell'anno, e parliamo del Summer Streets. Il Summer Streets sono i 3 giorni dell'anno in cui Park Avenue, da Central Park a Brooklyn Bridge, è completamente chiusa al traffico dalle 7 di mattina all'1. Verrà invasa da bambini, attività, musica, intrattenimento e tantissimi ciclisti, compresa me. Volete venire anche voi? La Topless Parade non si sa ancora esattamente né location né data. Vi ricordo che questi sono solamente alcuni tra i tantissimi eventi che succederanno quest'estate. Ve ne ho nominati alcuni gratuiti. Se volete rimanere sempre aggiornati su eventi, attività e cose nuove a New York, vi consiglio di seguire i miei 2 canali Instagram, Chiari Ladyboss e New York City for All. Ovviamente ho sempre piacere di sapere se conoscevate già questi eventi, se avete partecipato a qualche evento o se ne avete altri da aggiungere qua sotto nei commenti. Se avete apprezzato questo video, mi raccomando, tanti pollici in su, thumbs up, e se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo adesso. Spero di essere riuscita a riempire con questi consigli qualche vostra giornata estiva. Ci vediamo al prossimo vlog da New York e Chiari Lady Boss. Bye guys.